Buongiorno a tutti, gente varia ed eventuale. Oggi in questo video volevo proporvi la mia personale lista dei 10 superpoteri più strani, inutili o semplicemente divertenti che sono riuscito a trovare scavando nell'internet o semplicemente nei miei ricordi. Ma non perdiamo tempo, andiamo subito a vederli. Primo posto per Guldo, personaggio di Dragon Ball Z e membro della squadra Ginyu. Il suo potere è quello di fermare il tempo smettendo di respirare. Figo, penserete voi. Non tanto se al massimo riesci a trattenere il respiro per 10 minuti. E se per puro caso ti viene in mente di fare il protagonista in una battaglia di onde energetiche che possono spazzare via continenti interi, beh, diciamo che facevi prima stare a casa. Al secondo posto troviamo Fuoco Facile, conosciuto anche come Friendly Fire, appartenente alla sezione 8, un gruppo di supereroi della DC Comics. È un uomo robusto e in costume rosso che possiede il potere di lanciare scariche energetiche dalle mani. Purtroppo però ha una mira pessima e nervi ancora peggiori, così non riesce a indirizzare i colpi verso i criminali, ma spesso colpisce i suoi alleati. Terzo posto per Re Mida, con il potere di trasformare in oro tutto ciò che tocca. Anche se non è un vero superpotere, ho voluto aggiungerlo alla lista, per il semplice fatto che fu lui a chiedere in dono questa capacità agli dèi. Il potere di Re Mida non è tanto utile per quanto riguarda il lato economico, anche se potreste creare tanto oro da svalutarlo all'istante ed essere comunque poveri, ma per la sua comodità, in quanto, beh, provate voi a farvi uno shampoo con un blocco d'oro, o a lavarvi i denti con il vostro spazzolino d'oro, o a pulirvi il culo con la vostra... Sì, beh, insomma, ci siamo capiti. Inoltre, una domanda che mi assilla tutte le volte che penso a lui è: ma se avesse per caso toccato a terra, cosa sarebbe successo? Quarto posto per Bouncing Boy, eroe della DC Comics appartenente alla Legione dei Supereroi. Il suo vero nome è Chuck Thane ed è un ragazzo proveniente dalla Terra che, dopo aver bevuto una bevanda super plastica, pensando fosse un drink, riceve il potere di gonfiarsi come una palla e rimbalzare. L'effetto ovviamente è dei più ridicoli, così Bouncing Boy viene utilizzato soprattutto nelle storie dei supereroi dedicate ai bambini. Al quinto posto troviamo Jubilee, Jubilation Lee, è un membro degli X-Men e compagna di avventure di Wolverine. Il potere mutante che le è toccato è quello di emettere fuochi d'artificio dalle dita, la cui unica utilità è quella di disorientare l'avversario quando gli vengono sparati in faccia. Come se non bastasse, a seguito di alcune vicende nella saga degli X-Men, Jubilee perde i suoi poteri, non una gran perdita a quanto pare. Sesto troviamo Razorback, anch'esso della Marvel Comics. Il suo vero nome è Buford Hollis, è un muscoloso camionista proveniente dall'Arkansas. Gira vestito di verde e con in testa la faccia di un cinghiale, con la criniera elettrificata. Lavora per lo più in solitaria e, oltre a essere grosso, Buford è anche un mutante. Il suo potere è quello di saper guidare tutto, intuitivamente, utilissimo quando devi fare la patente, ma non so cosa possa servire in uno scontro. Settimo, Capitan Canuck. Lui effettivamente è un gran supereroe, i cui poteri derivano dalla tuta, che è stata creata con avanzatissime nanotecnologie aliene, che gli conferiscono una super forza e la possibilità di creare barriere energetiche per difendersi. Possiede inoltre dei manganelli stordenti e gadget che gli permettono di volare, seppur per poco tempo. Unico contro, tutto ciò è inutile, perché difende il Canada, non si sa bene da chi o che cosa. Ottavo posto per Apis di One Piece. Dopo aver mangiato il frutto Whisper Whisper, realizza il sogno di ogni bimbo, parlare con gli animali. Il problema è che fino a 10 anni è simpatico. Dai 15 anni in su è sufficiente a farti sembrare pazzo e a farti passare molti anni chiuso in un istituto di igiene mentale. Nono troviamo Skatar o Flag Jam, anch'esso appartenente alla sezione 8 della DC Comics. È un uomo magro e calvo, in un costume verde e una mascherina viola. Ha l'abilità di espellere grandi quantità di catarro che acceca, soffoca o semplicemente disgusta i criminali. Ultimo e decimo posto, e in assoluto il mio preferito, è Stone Boy. Si tratta di Doug Wentim, un personaggio della Marvel proveniente dal pianeta Zuen. Tutta la popolazione del pianeta Zuen può pietrificare il proprio corpo e svilupparono questa abilità per mettersi in animazione sospesa per la lunga notte di 6 mesi del pianeta. I capelli di Doug non sono però affetti dalla mutazione, così se per caso avete in mente di dargli fuoco alla testa, potete tranquillamente farlo. In più, quando è pietrificato, non può muoversi. Problema non da poco. Lo sfigatissimo Doug tentò di entrare nella legione dei supereroi, ma fu respinto quando il suo potere fu ritenuto troppo statico per compiere qualcosa di positivo. Per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto, vi abbia divertito o almeno strappato un sorriso. Inoltre scrivetemi sotto nei commenti se vi piacerebbe vedere qualche altra top mia personale o qualche top in generale. Alla prossima! Buongiorno a tutti, gente varia ed eventuale!